E live, buonasera a tutti quanti, buonasera. Che è cambiata location? È cambiata location perché negli ultimi giorni è successo di tutto. In particolare oggi, ditemi se si sente bene perché ho dovuto rismanettare un po' tutte le robe. Allora, in casa mia è successo il disastro, disastro completo. Nel senso che fortunatamente sono venuti a cambiare gli infissi come dove, cioè, diciamo, prenotati un anno fa, tipo. Ma non avevano previsto un paio di cose, quindi è tutto, completamente tutta all'aria. Cioè, ho la casa insacchettata, per cui stasera andiamo in un albergo fuori, andiamo a dormire via perché non è agibile casa. Va bene, questa è la situazione. E come vedete, registro insomma, davanti al balcone di cucina, così, così va la vita. Domani, tra l'altro, lavoreranno anche qua. Mi sono messo tipo nell'unico cantuccio di casa che ancora è vivo, vegeto e si può utilizzare con una inquadratura di questa dimensione. Ciao amiche, ciao amici, benvenuti a tutti quanti, benvenuti, benvenuti. Come state? Come andiamo? Abbiamo un sacco di notizie da qualche giorno che non ci sentiamo in live. Allora, intanto fatemi sapere che si senta bene, venite in chat a dare un po' di brio, un po' di pepe a questa live, a fare un po' di chiacchiere insieme. Allora, iniziamo con la situazione attuale. Che si vede? Ciao Massi, si sente bene? Dammi conferma. Tu così almeno so che mi posso fidare di te. Allora, iniziamo. Cosa è successo tra ieri e oggi? Abbiamo avuto una situazione incredibile. Andiamo a mettere le candele. Ok, siamo già giornalieri. Come vedete, giornata di ieri, 16 ottobre, un mega pump devastante, una roba che non si vedeva da un sacco di tempo, qualcosa del genere. Perché? Beh, perché sostanzialmente qualcuno ha dato una notizia falsa, che l'ETF di BlackRock fosse stato approvato. Ora capite che se l'ETF di BlackRock viene approvato, vuol dire che gli ETF spot su Bitcoin sono approvati, cioè non c'è nient'altro che possa, visto che poi tutte le domande sono praticamente identiche, non c'è niente che possa fermare l'approvazione di tutti gli ETF e quindi potete solo immaginare. Nel giro di pochi istanti, tra l'altro, appunto, ho trovato questo tweet molto interessante di Alessandro Ottaviani, che vi invito a seguire. È un twitterista, un twittologo molto bravo, molto interessante, che propende pesantemente per il fatto che Bitcoin sia vicino allo shock price. Cosa vuol dire shock price? Vuol dire a quel livello di prezzo barra adozione che nel momento in cui ci sarà una richiesta leggermente maggiore. Non ci saranno abbastanza Bitcoin per soddisfare tutte le richieste e quindi di conseguenza il prezzo andrà su molto molto rapidamente. Questo è quello che si intende con shock price. Ciao Cicciopea, benvenuto anche a te, benvenuti a tutti quanti. Quindi che cosa succede? Alessandro nota come ieri nel giro po di pochi istanti, di pochi minuti, perché la notizia, ora commentiamo anche la notizia, ma nel corso della notizia quando è uscita, da quando è uscita a quando è stata smentita da BlackRock, ossia pochi minuti dopo, veramente pochi istanti, l'ho vissuta in diretta, ho visto la notizia pubblicata su Telegram e tant'è che l'ho ripubblicata anch'io per poi cambiare dopo 2 secondi, perché in realtà arrivavo da una fonte super affidabile, però poi invece è risultato essere poco affidabile anche la fonte. Dopo vediamo che cosa c'è sotto, forse. Cosa dicono che ci sia sotto? Allora, nel frattempo Alessandro ci dice che in pochi istanti ci sono stati volumi da quasi 50 billion, 50 miliardozzi di volumi di Bitcoin buttati, di dollari, chiaramente buttati al mercato. Tutto questo è stato fatto circa con un ingresso di 500 milioni, quindi una ratio, diciamo, una leva di 100 a 1. Questa potrebbe essere, diciamo, questa è l'ipotesi per cui propende Alessandro. Ora dice, un ex direttore di Bitcoin sostiene che nel momento in cui gli ETF dovessero essere approvati, nel giro di 2 o 3 anni, ciao Joe Miami, ciao, ciao Giovanni, nel giro di qualche anno potrebbero entrare qualcosa come 150-200 billion. Ora capite che se ieri sono entrati 500 milioni e ci hanno permesso di fare un pampettino di questo tipo da 27.000 circa a quasi 29.000, okay, quasi 30.000, pardon, capite che se entrano 150-200 miliardi di spot, Bitcoin spot, diciamo che siamo, no, non tutti Bitcoin spot, ma chiaramente diciamo, i prezzi sono chiaramente collegati ai futures perpetual, beh, questo può diventare una roba fuori di testa a livello proprio di prezzo, di shock del prezzo, che è la cosa che dicevamo un attimo fa. Nessuno lo può sapere, ma sappiamo solo che i Bitcoin sono 21 milioni e non ne potrà esistere nessuno di più. Tra l'altro un sacco di considerazioni interessanti, ora non ne facciamo tutte qua che abbiamo un sacco di notizie, ma quello che voglio dire è che vi consiglio alla grande di andare a seguire Alessandro Ottaviani perché
C'è molto, molto, c'è qualcosa di molto interessante in tutte le sue analisi. Ciao Buio Ball, buonasera anche a te, benvenuti, benvenuti a tutti quanti. Dunque, che cosa è successo ieri di preciso? Cosa è capitato? Allora, è capitato che si dice un tirocinante, uno stagista di Cointelegraph abbia pubblicato la notizia appunto dell'approvazione dell'ETF spot di BlackRock. Ora, non si sa esattamente se questa sia una notizia vera oppure se sia qualcosa di rimaneggiato. Quello che si sa è che su Rollbit, e questo è stato confermato direttamente da Rollbit, il profilo di Cointelegraph ha fatto diciamo un profit di 2 milioni e 250 mila 800 dollari perché ha preso al volo, diciamo, è entrato al volo, come vedete qua, con Telegraph praticamente entrato sulla candela verde enorme che è stata fatta. Ora, coincidenza o destino, quelli che un gigante e un bambino, diceva qualcuno, diciamo che quelli che hanno dato la notizia sono anche entrati super pump. Chiaramente, come dice Buyable, è una super fake news quella del tirocinante, ma dall'altra parte Rollbit ha confermato che c'è stato questo mega profit in quel momento. Quindi forse non è di Cointelegraph, probabilmente è vero, ma insomma che ci sia qualcuno che sapesse la notizia fake in anticipo è abbastanza certo, perché è molto difficile, molto improbabile che qualcuno sia entrato esattamente in quell'istante, perché sono candele. Dunque, queste sono candele, non ci viene detto, non si vedono, ma insomma, non sono candele particolarmente importanti. Vedete che qua dalle 21 alle 22 ci sono quante? Una ventina di candele, quindi saranno candele a 5 minuti, a 2 minuti, una roba del genere, ok? E quindi, insomma, sicuramente chi sapeva questa notizia in anticipo ha fatto un bel profittone e dall'altra parte, chiaramente, molte, molte posizioni short sono state liquidate e anche long in realtà, però mi sembra più short che long, ma insomma tanti sono stati liquidati perché effettivamente c'è stato questo squeeze improvviso dato la notizia, dopodiché smentita da BlackRock e più o meno siamo tornati sul prezzo precedente, come vedete torniamo al grafico. No, in realtà, perdon, siamo arrivati, diciamo, siamo rimasti un pochino più alto sui 28.500 perché questo si vede che era il grafico, sì, istantaneo delle 21 delle 22 almeno di questa immagine. Ma insomma, detto questo, diciamo che è stato per qualcuno una bella serata, per qualcuno una brutta serata, sicuramente una manipolazione di mercato. Qualcuno dice, vedete, Bitcoin non è affidabile perché è manipolato. No, non c'entra niente. Tutti i giorni tutti i mercati vengono manipolati in maniera più o meno pesante, ok? Quindi non andiamo a fare questa retorica. È chiaro che abbiamo dei mercati, il mercato di Bitcoin ancora non ha quella profondità di mercato che possono avere, che ne so, altri mercati, che ne so, il Forex o altri tipi di mercati, per cui è chiaro che ha degli sbalzi, ma dategli liquidità, dategli profondità e arrivederci. Questi tipi di manipolazione potranno essere ancora, ma non andranno poi a influire così tanto. Quindi tranquilli, tranquilli. Dunque, piccolo test nel caso dovesse essere approvato. Ecco, esattamente, questa è l'altra considerazione che mi viene da fare, cioè, pensate a cosa è successo. Ora, chiaramente era ovvio che se questa notizia fosse stata vera o falsa, ci sarebbe stato un bel pump immediato, istantaneo. Questo è ovvio, no? Poi bisogna capire, perché poi la notizia è stata smentita subito dopo, quindi, e comunque quando è stata data, è chiaro che qualcuno si è buttato a 100 per sopra, ma non c'erano ancora tutte quelle conferme che di solito ci vogliono per dire cavolo, è vera questa notizia. Ma nel frattempo abbiamo visto una bella botta a rialzo, abbiamo visto volumi entrare, tanti volumi entrare, ok? Ora io non è che mi, lo sapete, non mi occupo di trading così, ma insomma è evidente che c'è stata una botta a rialzo, siamo tornati a volumi, tra l'altro lo guardavo oggi, Bitcoin volume, vediamo se ritrovo eccolo qua, questo qua cercavo, cioè guardiamo gli ultimi 30 giorni, questi sono i volumi in termini di Bitcoin che sono stati mossi, ok? Se andiamo a vedere a 6 mesi, praticamente, allora col volume daily, perché ci interessa il 16 ottobre, cioè vedete che i volumi sono comunque i più alti di sempre negli ultimi 6 mesi, cioè è stata una botta incredibile al rialzo, ok? Quindi qualcuno commentava, cavolo, ci sono davvero allora capitali pronti a entrare a mercato? Nel momento in cui Bitcoin dovesse avere l'ETF spot, io ne sono molto convinto. Sono convinto che una cosa del genere non rifaccia partire la bull run, perché per la bull run di Bitcoin ci vogliono anche delle condizioni un po' differenti a contorno, come forse le abbiamo viste, insomma, molto di più nella fase, nel, insomma, nel, 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 nell'ultima bull run, nella fase di grande risalita dopo il 2020, dove c'è stata la grande depressione. Ok, non mi aspetto che questo faccia scattare una bull run fuori di testa, nel senso che
però i volumi ci sono, i volumi e le persone interessate ci sono. Tra l'altro, oggi vedevo alcuni tweet, tra l'altro, di Luca di Crypto Gateway, che io a New York sono stato 9 mesi fa, c'erano un po' di pubblicità riguardanti qualcosa, diciamo, ambito cripto, un po' di ATM, un po' di roba, ma oggi Luca mostrava che, insomma, il Grayscale Bitcoin Trust ha delle pubblicità ovunque, everywhere, cioè veramente ci sono Ripple da una parte, Grayscale, quindi secondo me c'è una grande enfasi che forse ancora non percepiamo. Tra l'altro, Giovanni, tu che stai dall'altra, oltreoceano, direbbero i giornalisti, dici se si sente un po' di aria di bull run oppure siete ancora, oppure è solo New York che la fanno usare. Allora, detto questo, andiamo avanti. Katie Wood, General Manager, la fondatrice, non lo so se è fondatrice, ma insomma, la gestrice del fondo ARK Invest, oggi, ieri, insomma, ha detto che il problema vero non è tanto la SEC, che la SEC magari sarebbe anche intenzionata a rilasciare gli ETF spot, quanto Gary Gensler, quindi l'ha citato proprio direttamente dicendo: lui è il problema, abbattetelo, di una roba del genere, ok? Chiaramente non lo possono abbattere, ma insomma, la Katie Wood sarebbe molto contenta se approvassero l'ETF spot. Chiaramente anche ARK Invest ha fatto la propria application. Sembra l'application di quando vai per il college, no? Tutti fanno l'application. Ognuno mette le cose proprio migliori, insomma, vabbè, insomma. Vediamo come andrà a finire. Secondo me bene. Tra l'altro, Bloomberg ormai dà l'approvazione per l'ETF spot entro il 2020, entro l'inizio, entro la fine del 2023, quindi entro gennaio 2024, al 90%. Cioè, è quasi, per Bloomberg, è quasi certo che sarà approvato entro il 2023. Poi nessuno lo può sapere, magari quel 10% vince, però le probabilità si stanno alzando enormemente, enormemente. Passiamo avanti. Uniswap aggiunge una nuova commissione dello 0,15%. Tra l'altro, voglio farvi notare una piccola cosa, cioè guardate questa immagine qua, cercatela su internet. Ok, non la troverete da nessuna parte perché è stata creata, abbiamo deciso di iniziare a creare con intelligenza artificiale tutte le nostre foto, quasi tutte le prossime, sia per una questione di copyright, per avercele solo noi, siamo gli unici ad aver fatto questa foto, sia perché uno gli dice cosa fare e viene esattamente la foto che volete. Infatti, in un primo momento c'era quella, in un secondo momento mi sono un attimo ingegnato e gli ho detto all'intelligenza di andare a stampare in mezzo al tavolo proprio Uniswap. Ok, quindi vedete che in questa immagine realizzata totalmente con ChatGPT Plus, con Dolly, ok, Dolly 3, che è la versione per fare immagini ChatGPT, il Midjourney di ChatGPT, sono andato a creare questa immagine e questa ora la devo caricare perché l'ho creata tipo, credetemi, mentre stavo entrando in diretta ho fatto parlare e gli ho buttato dentro anche Uniswap in mezzo e è venuta questa gran figata. Perché questa immagine? Perché sostanzialmente Uniswap Labs, e l'abbiamo, insomma, l'abbiamo detto, Uniswap Labs rappresentano come una serie di persone, uomini e donne attorno a un tavolo che si stanno confrontando. Sostanzialmente è una roba del genere, ok? Ha deciso di introdurre una commissione dello 0,15% per tutti gli swap fra alcuni asset. Ora, Uniswap penso che in tantissimi lo conosciate, exchange decentralizzato, quindi permette di andare. Andiamo a vederlo. Prima di, per chi magari è arrivato in ritardo, non lo conosce, è arrivato in ritardo, diciamo, rispetto agli ultimi tempi, non conosce così. Allora, semplicemente Uniswap in maniera decentralizzata permette di andare a mettere, che ne so, ETH per DAI, ok? Andiamo a fare il test 1000, recupero il prezzo migliore, ok? A questo punto andiamo a vedere. Qua sotto abbiamo uno 0,187 di impatto sul prezzo. Non vedo attualmente, non vedo lo 0,15 di commissione. Non so se ancora non l'hanno implementato, l'hanno solamente annunciato e sarà implementato a breve. Ora questa me la son persa. Comunque sì, hanno deciso a brevissimo di andare a implementare questo 0,15% sulle coppie più scambiate, ETH, USDC, WTH, USDT, DAI, WBTC e poi altre. Insomma, le trovate qua all'interno dell'articolo. In particolare perché hanno scelto queste? Hanno scelto queste per il semplice motivo che appunto hanno un mercato più profondo, hanno più profondità e quindi già diciamo, abbiamo diciamo, lo spread di cambio, ok? Quindi da una parte sicuramente c'è da pagare un po' di spread di cambio e fra le coppie più profonde questo spread è basso e quindi lo 0,15% non impatta molto. Pensate se c'è una coppia di scambio che ha uno spread già abbastanza alto. E a quel punto poi si aggiunge anche lo 0,15%, insomma, si va a aggravare troppo e probabilmente le persone poi
potrebbero anche smettere di fare lo scambio, perché dicono, no, costa troppo, alla fine sto scambio non mi conviene. Perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto tantissime proteste da parte degli utenti, perché dice, no, ma com'è possibile, insomma, chiaramente ogni volta che c'è un costo in più c'è una protesta, c'è gente che non è contenta. Dall'altra parte il capo indiscusso Adams del progetto Uniswap ha detto che per continuare a sviluppare, e probabilmente mi permetto di dire in un momento in cui le commissioni sono un po' più basse perché c'è molto meno volumi rispetto al bull market, in questo momento hanno bisogno di qualcosa di più, hanno bisogno di commissioni. Premesso che Adams Uniswap Villa, vediamo un attimo, mi pare che abbia una delle ville più, una villa tipo da 40, 50, forse mi sto sbagliando, ma mi sembra, chi è Adams, Hayden Adams? Insomma, poi nel caso andatevelo a vedere, ma mi pare che abbia una villa fuori di testa, una roba da 40 milioni di dollari. Quindi, insomma, in qualche modo lui le sue commissioni se le ha prese, non è che non si, sono abbastanza sicuro che sia lui, ma insomma, ora non lo trovo. Andatevela a cercare nel caso online. Comunque, le sue commissioni diciamo che se le ha prese senza tanti problemi, però per far sviluppare il progetto ulteriormente dice che ci sono bisogno di commissioni. Chiaramente è molto diverso quello che ha lui personalmente da quello che ha Uniswap per sviluppare. Questo è chiaramente da mettere in conto. Quindi Uniswap produce, ma dai, quanto sono contento di questa immagine! Sono molto contento. Infatti, vedete Dolly, lo vedete se non, ok, lo vedete qua in cima, il nome Dolly 2023, prodotta tipo un secondo prima che entrassi in diretta. Molto, molto figo, molto, molto figo. Bene, andiamo avanti. Trade and Trivia, ragazzi, siamo arrivati all'ultima settimana, il 23 ottobre finisce il contest. Come sta andando? Vediamo se ricarico la pagina, se mi hanno aggiornato la leaderboard, perché fino a poco fa non era aggiornata. Vediamo se mi hanno fatto questo. No, è ancora non aggiornata, devono aggiornarla ancora per quanto riguarda il weekend e ieri. Purtroppo è un processo manuale, mi hanno detto non è automatico, per cui cioè non è automatico semplicemente perché sapete bene che ci sono i quiz con i moltiplicatori e quindi chiaramente non è facile, cioè non può essere una roba automatica perché prima viene fatto il quiz, poi sulla base delle risposte vengono implementati i moltiplicatori anche in maniera retroattiva, cioè per dire se questo, non so, 9CA60383 nel weekend ha fatto volumi per 100.000 dollari e ha preso un per 6, quindi ha preso un moltiplicatore massimo, gli verranno assegnati 600.000 dollari, ma gli verranno assegnati anche in maniera retroattiva, cioè anche se lo fanno oggi, se lo fanno stasera l'aggiornamento. Chiaramente gli vale, quelli del weekend vengono moltiplicati, quelli del lunedì non vengono moltiplicati. Ok? Questa in questo momento è la leaderboard, 3 milioni, 2 milioni, 2 milioni, 1 milione, è ancora aperta la situazione, è ancora aperta. Andate tranquilli che quando c'è un per 6 di mezzo, volumi possono volare, possono moltiplicarsi alla grande. Quindi mi raccomando, se siete interessati, iscrivetevi qui sotto per l'ultima settimana per darci dentro, per prendervi i premi, perché i premi sono molto succulenti, 2.250 dollari, 1.250, 800, 3.50 e 3.50. Quindi, insomma, come sempre, vi auguro il meglio per questo contest complicato, particolare, perché è diverso da tutti gli altri contest e gli altri non hanno i quiz, però abbiamo voluto provare, io sono molto contento di come è andata delle risposte, non in quanto quiz, ma della risposta proprio che ho ricevuto dalle persone. Quindi, Trade and Trivia, mi raccomando, vi lascio il link qui sotto fra un attimo per continuare a fare tutto, diciamo, a tradare, a rispondere a tutti i quiz. Questa settimana chiaramente c'è l'ultimo quiz, l'ultimissimo quiz e mi raccomando rispondete bene perché è molto importante, potrebbe ribaltarsi tutto. Dunque, la blockchain di Crypto.org cambia nome in Kronos POS, POS, Proof of Stake Chain. Qual è il punto? Qual è il. Allora, chiaramente l'abbiamo spiegato in quest'articolo, ve lo dico abbastanza rapidamente, viste le tante notizie che ci sono nel mezzo. Allora, Crypto.com è l'azienda, all'inizio il token CRO l'ha rilasciato su Ethereum, dopodiché da Ethereum ha creato la propria chain che si chiama Crypto.org Chain. Ora, la Crypto.org Chain è una chain che non è EVM compatibile, ok? Mentre, quindi, da una parte la Crypto.org Chain, dove hanno rilasciato la coin, la moneta nativa CRO, e poi dopo un po' hanno detto, cavolo, però non essere EVM compatibili è un gran problema. Quindi creiamo un'altra chain che si chiama Kronos Chain e solitamente è anche quella più famosa. Quindi diciamo che la parte di creazione della moneta CRO viene fatta solo sulla Crypto.org Chain, che proprio perché è la chain, diciamo che proprio perché ci sono queste due chain, potrebbe esserci della confusione, per qualcuno potrebbe non essere chiaro cos'è l'una e cos'è l'altra.
l'hanno rinominata in Kronos POS Chain, ossia Kronos Proof of Stake Chain. Quindi la crypto.org, che è quella dove c'è CRO nativo, si chiamerà Kronos POS Chain perché è il posto dove si possono mettere in Proof of Stake i propri CRO e si possono andare a prendere le ricompense, dove ci sono i validatori, ok? I validatori nativi di CRO. Dall'altra parte, invece, la Kronos Chain ha CRO che è un token wrappato, cioè che viene preso da CRO e viene spostato viene preso dalla Kronos POS Chain, ex crypto.org chain, e viene spostato sulla Kronos Chain per essere utilizzato per fare tutto quello che serve appunto con tutte le decentralized application. Ora, mi rendo conto che non è banalissimo capire sta roba, ma sono due chain differenti, oppure leggetevi l'articolo che è scritto limpidamente per capire tutto questo, e come vedete ci sono dei vantaggi, appunto, no, non a livello di, non a livello di valore, di cambi tecnologici particolari, ma semplicemente che ora è un po' più chiaro per alcuni qual è la differenza fra le due chain. Dunque, ancora mi devo riprendere dal costo della carta. Crypto.com per me ha chiuso, RIP. Lo so, purtroppo Crypto.com. Ah, nel frattempo si è fatto buio, ragazzi. Vedete, dietro a me è tramontato il sole. Crypto.com funziona bene in bull market, soffre molto in bear market. Vedremo poi cosa fanno. In realtà mi aspetto che quando ritornerà il bull market rimetteranno delle carte più interessanti. Sicuramente CRO seguirà molto il prezzo di Bitcoin, perché Crypto.com funziona in bull market, signori. L'abbiamo sempre detto. Era molto bella la carta di Crypto.com quando funzionava. Purtroppo, dall'altra parte, è anche abbastanza scontato che quando un'azienda lavora moltissimo con il marketing e cresce in particolare su quello, e magari diciamo, ha meno struttura tecnologica, meno interesse di contorno, è chiaro che fa un po' la fine del topo alla fine. Però, dall'altra parte, attenzione perché sta comunque sviluppando tantissimo e comunque il marchio crypto.com ha un richiamo molto importante. Quindi, nella prossima bull run, non voglio darvi ora consigli particolari, compratelo o non compratelo, ognuno faccia le proprie, però secondo me ha tanto potenziale per la prossima bull run perché lavora, perché proprio viene fuori, viene sparato. Pensate a tutta la Formula 1, il calcio, Serie A, l'Arena, cioè comunque è e sarà molto presente in futuro a livello di sponsor. Soprattutto mi aspetto che possa fare dei balzi importanti quando ripartirà tutto l'ingranaggio della bull run. Ora sfrutterò Plutus finché durerà, ma almeno quel che prendo è tutto riguadagnato. No, Plutus, ho già dato il mio commento, non mi piace, non mi piace, non mi sento rappresentato da Plutus. Dunque, Bybit, a proposito di carte, signore e signori, vi voglio presentare Java, segmento Bybit, perché Bybit sta rilasciando delle cose fantastiche. Secondo me sta facendo un grandissimo lavoro, lo sta facendo forse anche dalla nomea, dalla notorietà che gli viene proprio dalla Formula 1, in quanto sono presenti sull'ala della Red Bull che ha appena vinto con Max Verstappen il mondiale. Mi pare che i costruttori l'abbiano già vinto e ha vinto anche il mondiale piloti, per cui capite bene che essendo là sull'ala davanti si vede benissimo, hanno preso un tempismo fantastico e probabilmente i risultati si stanno vedendo anche in termini di sviluppo. Infatti, Bybit Card 5% di cashback. Allora, non durerà per sempre, quindi mi raccomando, fatela subito la Bybit Card. Tra l'altro, vi lascio qui il link per entrare. Se volete farla, è totalmente gratuita. Basta entrare all'interno di Bybit. Se fate Bybit, vi registrate, richiedete la Bybit Card, avete anche 5 euro gratuiti che vi vengono dati da Bybit per farvela provare. E non solo, 5% di cashback, attenzione al supermarket, ok? Cioè, hanno fatto una roba specifica, però che secondo me può funzionare, nel senso che secondo me si sono resi conto da tante altre aziende, che siano Binance, Crypto.com e altre, che dare un cashback su tutto non è facile, cioè ci vogliono delle spalle piuttosto grosse. Quindi loro hanno iniziato dicendo: dov'è che le persone vanno sempre, comunque, a fare la spesa? Ok, quindi io dove ti do 5% di boost di cashback a fare la spesa. Quindi andate a fare la spesa. Io nei prossimi giorni, mi è arrivata tra l'altro la carta di MyBit, ora ce l'ho nel mio portafoglino qua, nel mio portacarte, bellissima. Insomma, la carta è abbastanza semplice, però sicuramente figa, mi piace. Mastercard, ok, eccola qua. No, eccola qua.
Quindi vi straconsiglio di farla. Io l'ho iniziata a provare ieri sera, volevo provarla, ma purtroppo me la sono scordata. Ero fuori, ma mi sono scordato di provarla. Quindi vi farò magari uno shorts, qualcosa per farvi vedere come funziona, come arriva il cashback e tutto quanto. Ok? Quindi 5% di cashback solamente al supermarket per ora, però chissà dopo cosa succede. Magari invece fanno un mese al supermarket, un mese, che so, da un'altra parte, un mese ancora da un'altra parte. Ok? Quindi a seconda dei contesti, comunque sia. Direi che è molto interessante. Il cashback viene dato in punti, okay? Non viene dato in USDT o dollari. Con i punti poi si possono andare a comprare dal loro store all'interno del Bybit, dell'exchange, che ne so, la card per avere 10 dollari di come si chiama? Di dollari in trading, cioè quei dollari che poi quei trading, si chiamano trading bonus, ecco, mi è venuta la parola, trading bonus, ossia che poi depositarli all'interno dell'exchange, li puoi utilizzare solo per fare trading, non per prelevarli subito, ma tutti i guadagni li puoi prelevare. Quindi ti danno, che ne so, 10 dollari e poi te li metti, li inizi, li tradi tramite Bybit e i guadagni chiaramente te li puoi portare fuori. Oppure abbonamento a Spotify, abbonamento a Netflix, abbonamento a un sacco di cose. Quindi il cashback non è diretto come potevano essere da altre parti, ma è in punti che poi possono essere utilizzati banalmente per andare a riutilizzarli con un sacco di promo che ci sono e un sacco di, cioè, ripeto, Netflix, Amazon, trading bonus, cose, quindi c'è, cioè, roba vera, non punti che poi rimangono lì, ok? Quindi secondo me è molto figo. Tutti, come si ricarica? Si ricarica direttamente da Bybit, cioè si ricarica Bybit, si ricarica anche in euro. L'unica cosa che poi va fatta la conversione tra euro e USDT è la carta è abbastanza nuova, quindi secondo me ancora non hanno implementato la possibilità di spendere USDT, di spendere euro, pardon, ma secondo me fra poco lo faranno, ok? Cioè non, ci vuole un attimo di sviluppo. Ora come ora bisogna convertire euro in USDT e poi utilizzarli e poi usare USDT che viene riconvertito in euro, ma mi sembra senza slippage, ok? Sicuramente migliorerà questa cosa, però è molto figa. Cioè, secondo me sta nascendo bene e vi consiglio di farla anche perché è gratuita, 5 euro ve li regalano, male che vada, non la utilizzate. Questo è il mio consiglio. Però io stasera, domani massimo, la voglio andare a utilizzare per provare e dirvi come funziona. Seconda notizia molto importante di Bybit è la seguente, ossia che hanno aggiornato il tipo di conto. In particolare hanno fatto uscire un, diciamo, hanno cambiato un po' la struttura dei vari wallet dell'account. Infatti, una volta trovavate veramente 1000 wallet qua dentro, adesso invece trovate se non l'avete ancora fatto, in cima vedrete una strisciolina con scritto: vuoi aggiornare a UTA, quindi UTA. Che cos'è UTA di Bybit? L'UTA di Bybit è l'acronimo di Unified Trading Account, sostanzialmente conto di trading unificato. Infatti, c'è la possibilità di andare a, pardon, a mettere tutto insieme, vedete qua, Unified Trading, quindi tantissimi tipi di conti che sono lo spot, che sono, aspettate che ve le dico tutti, che sono il margin, che sono tutti quegli altri che ci sono, il conto USDT, il perpetual, il conto USDC e così via, sono tutti dentro agli Unified Trading, ok? Quindi stanno tutti qua dentro, il funding è sostanzialmente il conto per andare a fare per andare a mettere i soldi per la carta, e non mi ricordo per altre cose, forse per la parte di finance, se non sbaglio, perché hanno appunto cambiato un po' di parti, un po' di concetto, diciamo. E poi c'è inverse derivatives, stasera non riesco a parlare. E poi abbiamo la parte di earn, di trading bot e di lending. Allora, qualcuno diceva arriverà il tutorial, in realtà il tutorial su Bybit ce l'avete già perché ve l'ho fatto enorme, è chiaro che è cambiata sta roba e quindi sì, qualcosa bisogna aggiornarlo, ma se scrivete Bybit, primo risultato, mi raccomando, solo gente seria, ve lo metto qua sotto perché secondo me sta crescendo moltissimo Bybit, mi sta piacendo molto come stanno lavorando, quindi ve lo metto qua sotto, secondo me vale parecchio la pena e il lavoro che fanno è indubbiamente buono. Ultima notizia di Bybit, hanno integrato anche ChatGPT. Molto figo, aspettate che ricarico perché prima stavo facendo un po' di foto, di test. Welcome to TradeGPT, ma di fatto sotto è ChatGPT. Sulla carta, sì, ciclo, beh, sulla carta arriverà sicuramente un tutorial. È un periodo top per le carte perché Nexo ve l'ho presentata l'altro giorno e
sta andando veramente alla grande, cioè tra il cashback e la credit card, ottimo. Bybit sta puntando ora più sul cashback, 5% di cashback non è male e sicuramente la movimenteranno. Yodler a breve dovrebbe uscire con la carta, tra l'altro mi hanno già mandato un video intro che poi magari vigilerò, comunque poi voglio fare anche un contenuto specifico sulle carte che stanno arrivando perché sono molto molto buone. Ok, quindi ChatGPT, semplicemente lo trovate tramite Bybit. Welcome to ChatGPT, vi dà un sacco di notizie interessanti e poi potete chattarci esattamente come ChatGPT. Quindi, che ne so, cioè, chiaramente potete chiedere anche notizie su come funziona Bybit, su particolarità, però dall'altra parte la cosa più interessante secondo me è andare, cosa ne pensi del futuro di Bitcoin? Che ne so, una roba del genere, vediamo che cosa ci dice. Bitcoin ha un prodotto, chiaramente non vi potrà dare consigli di investimento, cioè è limitato in alcune parti, però. Molte, per esempio, già una roba del genere, ora mi fa un po' ridere, no? Perché una roba del genere potenzialmente potrei copiarla e banalmente rimetterla dentro al canale Telegram ogni giorno, no? Per dirvi, cioè, che comunque c'è un'intelligenza artificiale dietro che dà delle notizie ottime. E in questo caso sono notizie anche in tempo reale. Perché? Perché tra GPT. Mentre ChatGPT non può andare ancora a scavare nel web, o meglio, in alcune versioni sì. Con Bing è stato integrato che si possa fare, però se andate su ChatGPT normale, anche versione 4 non può scavare su tutto il web. In questo caso, ChatGPT ha accesso ad alcune notizie, ad alcune informazioni. Quindi vedete che qua c'è un sacco di informazioni interessanti. Dove pensi possa arrivare il prezzo di Bitcoin in futuro? Mi aspetto che mi dica non lo so, però magari. Forzandolo un po', facendolo un po' di domande, possiamo anche avere, ok, il prezzo di Bitcoin è 28.400, non è possibile prevedere con certezza, tuttavia considerando parà, possibile ipotizzare che il prezzo possa subire una correzione al ribasso in questo momento, quindi comunque è di breve termine. Parlo di lungo termine, dove vedi il prezzo di Bitcoin fra qualche anno, vediamo come ci risponde. È molto interessante vedere come rispondono le intelligenze artificiali, anche perché è evidente che quando non rispondono vuol dire che sono state bloccate, gli è stato detto di non farlo, ok? E infatti lui continua a non darmi notizie particolari. Attualmente la capitalizzazione di mercato, mi ripete questa cosa qui, è chiaro che lo sto un po' forzando. Potrà arrivare Bitcoin a un... Il prezzo di Bitcoin a un... Milione? Vediamo. Trovo molto divertente capire come aggirare le intelligenze artificiali. Ultimamente mi capita spesso di farlo, però vedete che qua chiaramente è stato bloccato per non dire mai un numero quando gli si fa una domanda del genere. Dall'altra parte, invece, può essere estremamente interessante, propone un sacco di cose. Ecco, vi invito comunque a provarlo, perché a parte è come andare su ChatGPT, cioè se voi gli chiedete per dire chi è. Elon Musk, cioè non è che vi dice di no, questa non la so, è ChatGPT normale. Dall'altra parte è chiaramente potenziato per andare a ricevere anche dei dati in tempo reale e quindi avere un'evoluzione migliore. Ecco, se ora non è ottimo, mi aspetto che nel corso del tempo migliori, perché comunque riceverà step evolutivi sempre maggiori, esattamente come ChatGPT, ok? La cosa più interessante è l'altro giorno ho chiesto: questa versione di ChatGPT è la 3.5 o la 4? Vediamo cosa ci risponde. L'altro giorno mi ha detto prima la 4, poi si è corretta e ha detto no, la 3.5. La gente non ha accesso. Ok, vabbè, l'altro giorno mi ha detto prima la 4, poi la 3. Comunque, prezzo di Bitcoin 2030 sopra i 500.000, sono più attendibile di ChatGPT. Grande, Joe, grande, grande, grande. Lo speriamo tutti. Diciamo che posso dirti che dopo un po' di tempo, ormai un annetto, insomma, in cui siamo anche un po' di più, belli in sofferenza. La botta di ieri, la fake news di ieri, proprio mi ha detto cavolo, cavolo, proprio io mi sono detto cavolo, figata, figata spaziale. Cioè, allora eccoci che ci sia, ecco che ci sono le persone, anche se non si fanno vedere, ecco che ci sono le persone interessate. E quindi molto, molto figo. Aspettiamo i 500.000, ma anche il milione, Gio, anche il milione. Andiamo avanti, JP Morgan lancia Tokenized Collateral Network, TCN. È una chain per andare a collateralizzare asset reali. Real world asset è chiaramente il tema di questo momento. Magari andrà un po' in bolla nei prossimi periodi. Stateci attenti, però sicuramente sarà poi il futuro. Cioè, a parte la bolla, poi
Basta anche 100.000 euro di Bitcoin, giusto, è vero, anche 100.000 euro sarebbe un buon prezzo. Ma non perdiamoci d'animo, ci arriverà sicuramente. Allora, tokenized collateral network, BlackRock, il signor BlackRock l'ha utilizzata per andare a collateralizzare alcuni asset che poi servivano a una casa di negoziazione di Barclays. Per andare a dare un prestito sulla base di quegli asset, cioè figata, praticamente tra BlackRock e Barclays hanno già utilizzato il real world asset, quindi asset tokenizzati, per andare a collateralizzare quegli asset e quegli asset digitali, quei token, e andare a dare un prezzo sulla base di quei token o a concedere un'ulteriore elargizione. Okay? Quindi veramente figata, funziona già. E se BlackRock è così spinta, BlackRock sta spingendo da matti, ragazzi, veramente da matti. Cioè, è pauroso vedere come stanno spingendo in questo periodo per arrivare all'approvazione dell'ETF e all'utilizzo del blockchain. Si vede che qualcosa là dentro è cambiato parecchio, parecchio, parecchio. Arriva WPay, un servizio per la creazione di carte di debito non custodial da parte di Wirex. Ci arrivano tutti, signori, ci arrivano tutti. Cioè, tutti si stanno buttando là. Wirex ha debuttato con la carta di credito, la prima loro carta di credito nel 2015, e adesso è pronta a rilasciare WPay, che è un servizio di carte di debito con tecnologia zero knowledge, cioè vengono rilasciate senza KYC di fatto, ma sulla base di uno zero knowledge, quindi sulla base del fatto che tutto quello che ci sta, cioè la carta è decentralizzata, quindi è una carta che spende, che ne so, USDT in maniera totalmente decentralizzata e può spendere quell'USDT finché quell'indirizzo è dichiarato safe. Cioè, se l'indirizzo è dichiarato safe, vuol dire che c'è una zero knowledge proof che dichiara quell'indirizzo safe e vuol dire che quell'indirizzo fino a che è safe può spendere soldi, ok? Chiaramente è molto borderline, però pare che Wirex abbia trovato la giusta angolazione, la giusta sfaccettatura per permettere di buttarla sul mercato. Io, tra l'altro, ho provato a registrarmi per averla. Per adesso ancora non so, credetemi, è particolare, ma ancora non sono riuscito a registrarmi a Wirex perché c'è continuamente un problema del mio numero di telefono. Ho verificato che sia il numero italiano, ho verificato tutte le cose, ma insomma, di carte nella mia vita ne ho aperte parecchie. Tra carte e conti si parla di qualche decina, parecchie decine di conti, carte attivate, eppure in questo caso non sto riuscendo ad aprirla, per cui tra l'altro parlano molte pubblicità online di un 8% di cashback, sicuramente come dire, nelle situazioni migliori, no, di questo cashback, però vorrei capire come fare per fosse anche un 2-3% di cashback, vorrei capire se funziona, come ti viene dato, insomma tutte le solite cose delle carte. Ancora non sono riuscito ad aprire questa carta. Quando ci riuscirò, ve lo dirò come funziona. BNB fa il 25esimo burn di token. Ieri ha bruciato 500 milioni di dollari per un totale di 2 miliardi, 2 milioni 139.182 BNB, e quindi un totale di 500 milioni di dollari bruciati. Perché? Perché BNB vuole arrivare ad avere un circulating supply di 100 milioni di token, mentre l'ammontare iniziale è 202 milioni, in realtà 200, vabbè, insomma, 202 milioni di token, probabilmente 2 milioni di token erano ad uso interno, insomma, del team di chi ha aperto l'exchange, 200 milioni supply per tutto il mondo, e ad ora hanno bruciato circa 50 milioni di token, ne rimangono ancora 151 circa, 150, ok? Comunque sia, finché non arriveranno a 100 milioni di token, ogni trimestre fanno, quindi ogni quarter fanno un burn da circa, qui potete già vedere quello del 26, del Q4, quindi il 26esimo sarà attualmente stimato in 460 mila dollari, poi chiaramente cambia a seconda del prezzo di BNB, ma di 2.179.778,26 token che appunto verranno bruciati. Quindi sappiamo già in anticipo, è una supply che diminuisce nel corso del tempo e di questo va dato grande atto a BNB che continuano a farlo. E poi c'è anche il real-time burn history. Come vedete, ogni volta che viene fatta una transazione sulla BNB chain, una piccolissima parte di reward che invece di andare al validatore viene bruciata. Quindi ci sono due meccanismi di burn. Uno è questo trimestrale e uno invece è quello, ogni transazione viene bruciata una piccolissima parte di BNB. Andiamo avanti, anzi no, non andiamo avanti perché qua abbiamo il 23esimo burn di BNB perché vi voglio, diciamo, qua in occasione, vediamo se riesco a parlare oggi. Sono tra l'altro con tutta oggi
stando in casa con tutti i lavori, cose, c'ho la gola piena di residui, polvere, muro spaccato, insomma, tutto quello che si può fare. Quindi mi sento un po' il gracchino, se lo sentite anche voi mi dispiace, ma oggi è andata così. Perché Binance continua a bruciare? Abbiamo fatto questo articolo, era il 14 aprile 2023, era uno dei primi articoli che scrivevamo e poi praticamente uno al giorno fino ad oggi. Andiamo avanti, andiamo avantissimo. Sono veramente contento di tutto quel che stiamo facendo tramite appunto questo blog. Tra l'altro, fra un po' arriveranno anche implementazioni successive. Insomma, se volete sapere come e perché BNB viene bruciato, come è successo questo, così lo trovate in questo articolo. E infatti, guardate che era il 14 aprile, in occasione del 23esimo Barne, eravamo a 46 milioni. Ecco, c'è anche la foto ricordo. E vedete che nel corso del tempo ora siamo a 50, sono passati due burn, quindi in un burn altri 2 milioni di token, in un burn altri 2 milioni, che è quello di ora, e quindi siamo a 50. Quindi tutte le cose tornano. Vi lascio qua l'articolo in basso, nella chat, quindi se volete leggerlo potete andare a leggere. Chiaramente per chi non guarda live, lascio in descrizione. Signore e signori, direi che siamo arrivati alla fine, non mi resta che dirvi che Plan B sarà il 20 e 21 ottobre. Purtroppo io quest'anno non riuscirò ad esserci. Però è come sempre un evento molto, 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 molto figo. Sarà a Lugano, come sempre. E se potete andateci, vi lascio anche un codice per avere uno sconto, mi pare del 10%, ed è Bernardo PB, quindi Bernardo Plan B, ok? E potete utilizzarlo tranquillamente per andare a prendervi il 10% di sconto cliccando Buy Tickets e poi facendo Start Order Now, poi fate più uno. Next, poi potete mettere, do you have a promo code? Qui ci mettete Bernardo PB e dovrebbe essere, eccolo qua, Bernardo PB e vi viene scontato, sì, è un 10% di sconto perché era 440, adesso è 404, quindi 40 dollari, 40 franchi in questo caso di sconto. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me, sono molto contento di, ragazzi, ci arriveremo, mi manca pochissimo e poi strutturo un piano di dirette, un piano di contenuti molto più stabile, ma sto facendo una cosa che mi rende molto contento, ma mi ruba anche tanto tempo. Come tutti i progetti, quando partono, hanno bisogno di un avviamento, di un incentivo, ma mi raccomando, stiamo sul pezzo. Ciao Giovanni, grazie, grazie a tutti. State sul pezzo perché fra poco pump pazzesco di Bitcoin fino a 1 milione e Bernardo torna alla grande con una marea di contenuti in più. E un sacco di cose e soprattutto proprio un nuovo blocco, un nuovo pezzo di Lego che si aggiunge a tutto il resto. Alla grande, sono carichissimo. Dai, ciao amici, ciao a tutti, buona serata, ci sentiamo presto. Bye bye. Non so perché ho fatto così come se dovessi chiudere un video. Cari a pallettone proprio, carichissimo oggi.